soft power, il condizionamento che alcuni facevano, alcune nazioni facevano in Italia e in Europa, e purtroppo quello che accade ne è una dimostrazione. Però anche qui una cosa la voglio dire, perché c'è una cosa che mi ha molto innervosito di questa vicenda. Quello che mi innervosisce di questa vicenda è che molti colleghi internazionali, alcuni colleghi internazionali, definiscano questi fatti con la locuzione Italian job. Il gioco, no, il lavoro italiano, no, una cosa che in qualche maniera come se fosse una macchia sulla nostra nazione. Ora, la vicenda non riguarda solamente italiani, punto primo, come voi sapete riguarda anche belgi, greci, se non vado errata, esponenti di altre nazioni. Non è un tema solo italiano, semmai è il tema di un partito, questo sì. Un socialist job, non lo so, sicuramente se fosse una vicenda che riguardava i conservatori sarebbe diventato un conservative job, probabilmente. Quindi è un tema che riguarda sicuramente una famiglia politica, ma non riguarda l'Italia come se l'Italia fosse il grande corruttore d'Europa. Per cui su questo, diciamo, lo dico per difendere la dignità, l'onore e l'orgoglio della nazione che rappresento di fronte ad attacchi che mi sembrano strumentali, perché appunto le responsabilità sono abbastanza trasversali tra le nazioni, non tra i partiti, ma tra le nazioni sicuramente, e quindi credo che le cose vadano chiamate con il loro nome. Grazie. E Yanadiev Alexander, agenzia Vista, si prepara a Shara DN Kronos. Buongiorno Presidente, auguri di buone feste. Grazie. Presidente, lei si è data un orizzonte temporale di 5 anni di legislatura. Le chiedo se i suoi tempi coincidono con quelli, secondo lei, dei suoi alleati e se per andare avanti bisogna guardare anche indietro, se in sostanza il suo tempo è un tempo lineare o circolare. Grazie. Grazie a lei. Allora, penso che i miei tempi coincidano con quelli dei miei alleati, penso che insomma tutti quanti ci si dia un orizzonte temporale di 5 anni, penso che oggettivamente uno degli elementi di forza dell'Italia in questo momento sia proprio l'impressione di un governo che, differentemente a quanto accaduto nel passato, potrebbe avere una sua stabilità, un orizzonte di medio periodo, che l'interlocutore, anche quando si parla a livello internazionale, potrebbe rimanere lo stesso, no? Nei prossimi anni. Questo è un grande elemento di forza, è qualcosa che l'Italia ha pagato in passato tantissimo, la sua instabilità politica, per cui la posta in gioco è ovviamente molto alta e credo che tutti quanti nella maggioranza se ne rendano conto. Per quello che riguarda il tempo lineare o circolare, per non tradire il fatto di non aver ben compreso la domanda, io le dirò che il mio tempo è cadenzato. Cioè il mio tempo, oh, no, è il famoso gioco da buttato in cacciata, cioè allora. Il mio tempo, no, sto scherzando, però il mio tempo è un tempo, diciamo, che secondo me continua ad avere diciamo il suo giusto, il suo, diciamo che continua a essere giusto se è cadenzato da risposte. Ok, vorrei che si continuasse a vedere in maniera cadenzata e continua che noi stiamo lavorando, che stiamo affrontando anche le grandi questioni spinose che nessuno aveva avuto il coraggio di affrontare, assumendoci la responsabilità delle nostre scelte, che non, diciamo, riposiamo, no? Nel senso, abbiamo fatto una buona cosa, adesso siamo fermi, abbiamo fatto una buona cosa, domani dobbiamo fare un'altra. Questo è il tempo, diciamo, come io vorrei che fosse, poi in separata sede mi spiegherà meglio. Diciamo. Grazie. E Iliana Sciarra di Necronos si prepara a Palazzolo, Radio Radicale. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. L'Italia spende in armamenti poco più dell'1,5% del PIL, però c'è un accordo raggiunto in sede NATO che prevede che questa percentuale salga al 2%, con una spesa per l'Italia stimata in circa 8 miliardi aggiuntivi. Io le chiedo se il suo governo intenda muoversi nella direzione indicata dalla NATO, rispettando quella data del 2024, o se
terrà fede al compromesso a cui ha raggiunto il governo Draghi, spostando quella data al 2028 per evitare le fibrillazioni e i malumori che avevano mosso la sua maggioranza. La ringrazio. Grazie a lei. Guardi, dunque, l'impegno, il tema dell'impegno di spesa al 2% del prodotto interno lordo assunto in sede NATO è un impegno al quale ovviamente in Europa e diciamo all'interno dell'Alleanza Atlantica tutti quanti cercano di tenere fede il più possibile, nel senso probabilmente o noi ci rendiamo conto meglio oggi di qualcosa che, per carità, solo dico da presidente dei Fratelli d'Italia, no? Qualcuno aveva il coraggio di dire in tempi non sospetti, e cioè che al di là della facile retorica che si può fare sul tema dei soldi spesi in armi, il punto di questa materia è che la libertà delle nazioni ha un costo e che se tu decidi di appaltare la tua difesa a qualcun altro, devi sapere che quel qualcun altro non lo fa gratis. E quindi il tema di quello che si investe in difesa è un tema che riguarda la capacità che una nazione ha di difendere i suoi interessi. Io l'ho sempre pensata così, e quando ero all'opposizione era praticamente forse l'unica che aveva il coraggio di scrivere nero su bianco su un programma di governo che bisognava aumentare l'investimento in questo senso. Ora, chiaramente anche l'Italia sta facendo la sua parte, guardi, l'ha fatta trasversalmente ai governi, alle forze politiche. Io voglio ringraziare il coraggioso impulso dato da Giuseppe Conte, il cui governo aumentò di 3 miliardi le spese militari, perché insomma credo sia importante lavorare trasversalmente da questo punto di vista. L'Italia andrà avanti, deve andare avanti. Ovviamente, diciamo, di quanto parliamo, in quanto tempo, questo è dato dalle condizioni che ci circondano, non sono in grado di definire numeri e tempistiche precise, ma sicuramente posso confermarle la volontà da parte dell'Italia di mantenere gli impegni presi, di farlo per essere credibile e di essere credibile per difendere i suoi interessi nazionali, come credo che questa nazione abbia diritto e dovere di fare. Grazie. E Lanfranco Palazzolo, Radio Radicale, si prepara Mariani Agi. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ieri il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore iraniano la sospensione delle condanne a morte che sono state decretate in quel paese e la sospensione della repressione violenta delle manifestazioni. Il governo, in caso di non accoglimento delle richieste, intende adottare misure come la sospensione delle relazioni commerciali con l'Iran e l'inasprimento delle sanzioni contro figure di primo piano di questa Repubblica Islamica. Poi, se voleva dire qualcosa sul caso di Sara Kadim, per il quale il Partito Radicale ha chiesto al Ministro degli Esteri di offrire asilo a questa scacchista che ha gareggiato senza velo. Grazie e buon anno Presidente. Grazie a lei, grazie per questa domanda, particolarmente per la seconda parte della domanda, perché io sono stata estremamente colpita dalla storia di questa campionessa di scacchi che decide di partecipare al mondiale di scacchi in Kazakistan togliendosi il velo al cospetto del mondo. Questa mi ha fatto riflettere, perché noi siamo abbastanza abituati a, ai gesti simbolici, no? Però di solito i nostri gesti simbolici non hanno delle conseguenze così gravi come quelle che potrebbe avere Sara per questa scelta che ha fatto. E questo riguarda lei e riguarda tanti altri che in queste settimane in Iran decidono di fare un gesto simbolico, sapendo che il prezzo che potrebbero pagare per quel gesto è potenzialmente altissimo. E allora credo che intanto debba far riflettere ciascuno di noi sul valore della libertà, di quella libertà che noi diamo per scontata e che invece purtroppo per altri vale qualsiasi rischio, no? È la ragione per la quale la vicenda di Sara, la vicenda di tante altre che stiamo leggendo, che sono oggettivamente inaccettabili, io l'ho già detto, lo ribadisco, è la vicenda per la quale
ho concordato col ministro Tajani la convocazione all'ambasciatore per dire all'ambasciatore che quello che sta accadendo in Iran per noi oggi è inaccettabile, che non l'Italia non intende tollerarlo oltre. Abbiamo fin qui avuto, diciamo, sempre un approccio abbastanza dialogante, insomma, no, ma è inevitabile che se queste repressioni nei confronti dei manifestanti non dovessero cessare e se non si dovesse tornare indietro rispetto al fatto che si sta comminando la pena di morte a degli innocenti, l'atteggiamento dell'Italia dovrà cambiare completamente. E come l'atteggiamento dell'Italia cambierà e con quali, diciamo, provvedimenti specifici, credo che questo debba essere eventualmente anche oggetto di un'interlocuzione anche a livello internazionale, a livello di alleati, per capire come si possa eventualmente rendere più incisiva la nostra azione. Luca Mariani, AGI, prepara Lauria Repubblica. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Dal Nord Africa giungono gas e migranti. Solo nei primi 2 mesi del suo governo, e sono dati del Viminale, sono giunti 23.404 esseri umani, per lo più su barchini, non su navi delle ONG. Stiamo parlando di una città grande come Giulianova, più o meno, solo nei primi 2 mesi. Lei non ha attuato il blocco navale. Sempre dal Nord Africa giunge il gas, la principale alternativa alla Russia. Quale politica intende fare nel Mediterraneo? In che cosa consiste la sua proposta per un hub dell'energia in Italia? E soprattutto, cosa vuole fare in Libia, paese che è totalmente fuori controllo dal 2011? Allora, intanto, aspetti che me ne segno, credo mio. Intanto, io non ho attuato il blocco navale per come, diciamo, molti di voi hanno raccontato il blocco navale in questi anni. E cioè mi si è sempre risposto, il blocco navale è un atto di guerra, e io ho sempre risposto, non intendo un blocco navale inteso come mandiamo le navi della Marina contro la volontà dei paesi del Nord Africa e scateniamo una guerra. Ho sempre risposto che la mia ipotesi blocco navale è una missione europea in accordo con le autorità del Nord Africa per fermare le partenze, aprire in Africa gli hotspot, valutare chi ha diritto a essere rifugiati, eventualmente rifugiato, eventualmente distribuire solamente rifugiati ai 27 paesi dell'Unione Europea e diciamo invece impedire le partenze agli immigranti, degli immigrati irregolari, esattamente quello su cui continuo a lavorare. Siccome sono una persona seria, le cose si fanno con serietà. Intanto avete visto che abbiamo, come dicevo prima, diciamo, posto alcune questioni a livello europeo che consentono oggi di discutere questa materia, cosa che fino a ieri non era stata fatta, secondo me, adeguatamente. E avete visto anche che abbiamo fatto ieri una norma che riguarda diciamo, il rispetto del diritto internazionale da parte delle organizzazioni non governative. Ma la domanda è ben posta, perché le due questioni sono molto collegate. Io che, insomma, lavoro da qualche anno in collaborazione, che, insomma, organizzo tante iniziative in collaborazione con una serie di associazioni di patrioti africani, ho imparato benissimo quanto molte di queste persone in realtà non abbiano alcuna voglia di andare via da casa loro. E allora, diciamo, fedele all'insegnamento che ci arrivava da Papa Giovanni Paolo II, per cui prima di garantire il diritto a emigrare bisogna garantire il diritto a non farlo, credo che in Europa bisogna avere, bisogna avere un approccio un po' diverso da quello che abbiamo visto in questi anni. Il tema dell'energia ci offre un'occasione. Offre un'occasione all'Africa, offre un'occasione all'Europa di tornare a essere presente in Africa, perché l'Europa in questi anni ha indietreggiato dall'Africa, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, perché Cina, Russia,
Turchia, quando lasci uno spazio vuoto qualcuno lo riempie, e offre all'Italia l'occasione di fare da nazione capofila di questo nuovo approccio europeo all'Africa. Ora qui ci aiuta la nostra posizione geostrategica, ovviamente. Basta, voglio dire, guardare una cartina del Mediterraneo per rendersi conto che noi siamo in una posizione privilegiata sul piano dell'approvvigionamento energetico in un momento nel quale l'Europa ha disperato bisogno di approvvigionamento energetico. I gasdotti del Mediterraneo orientale arrivano tutti da noi. Abbiamo appena sbloccato un finanziamento da oltre 300 milioni di euro per collegare un progetto in collaborazione con Terna per collegare elettricamente l'Italia alla Tunisia. Il Sud Italia, per carità, diciamo, ha un potenziale enorme di produzione di rinnovabili, un pannello fotovoltaico, diciamo, nel Sud Italia produce il 30% di energia in più di quanta ne possa produrre uno montato nel Nord Europa. E per l'Africa vale la stessa cosa. E i paesi africani sono tutti interessati a, diciamo, investire in alta tecnologia sul tema dell'approvvigionamento energetico. Perché, faccio l'esempio, io ne ho incontrati moltissimi, come voi avete visto, ma insomma, per dire, la Mauritania lavora sull'idrogeno verde, piuttosto che si lavora su, appunto, sulle fonti rinnovabili. Cioè, io credo che con un po' di risorse spese bene, da parte ovviamente dell'Europa, ma riguarda anche il nostro tema di cooperazione, riguarda il nostro PNRR, si possa ragionare prevalentemente ovviamente con il Nord Africa, ma non solo con il Nord Africa, per produrre l'energia che serve diversificando le fonti di approvvigionamento e, diciamo, le forme di energia, e fare dell'Italia chiaramente, come posso dire, la porta d'ingresso di questa energia. Noi stiamo lavorando, come lei sa, per diciamo, risolvere un problema che abbiamo per quello che riguarda il tema del gas, che è il problema del cosiddetto bottleneck, cioè di una, diciamo, strettoia nei nostri gasdotti più o meno all'altezza del centro Italia. È un'infrastruttura sulla quale già lavoriamo, ma che quando dovesse essere risolta, perché attualmente, diciamo, è troppo piccolina, chiaramente comporterebbe per l'Italia la possibilità anche di valorizzare, implementare anche diverse città del sud Italia, per esempio anche sul tema dell'approvvigionamento dei gas, dei gasdotti, che sarebbero più che contente di poter avere sviluppo affrontando una questione che è per l'Italia e per l'Europa assolutamente strategica. Questo fa parte di quello che io ho definito un piano Mattei per l'Africa, citando Enrico Mattei, chiaramente, perché insomma si parla di energia, ma soprattutto perché l'approccio che Enrico Mattei raccontava era un approccio verso le nazioni straniere, segnatamente africane, non predatorio, no? E credo che questa sia una grande particolarità della cooperazione italiana e della presenza italiana. Noi non andiamo di solito in un'altra nazione, non abbiamo in questi anni, per esempio, appunto, con il lavoro che è stato fatto da Eni, per dire, siamo andati per portare via qualcosa. Noi andiamo soprattutto per lasciare qualcosa e per costruire rapporti in cui tra l'Italia e le altre nazioni c'è pariteticità. Credo che per questo ci sia grande domanda di Italia anche in Africa e anche nel Nord Africa, perché ovunque io sia andato a parlare ho trovato le porte più che aperte. Per cui noi abbiamo una grande occasione. Chiaramente il tema della stabilizzazione della Libia da questo punto di vista è cruciale. Come lei ha visto, io ho incontrato il ministro degli esteri, ho parlato due volte al telefono con il primo ministro Beiba. Chiaramente è materia della quale dialogo con tutti i nostri interlocutori
compreso Joe Biden, quando ho visto Joe Biden, cioè credo che insomma il tema per noi sia un tema cruciale. Lei sa che si sta lavorando lì per un percorso che possa portare a elezioni nel minore tempo possibile, ma c'è a monte la scrittura, la riscrittura, diciamo, la carta costituzionale. Noi stiamo ovviamente con il massimo della nostra disponibilità coadiuvando e sostenendo questi processi, perché ovviamente questo è fondamentale. Ciò non toglie che un dialogo anche sul tema della, diciamo, del contrasto agli scafisti, ai flussi migratori, è un dialogo che abbiamo già cominciato con le autorità che sono presenti attualmente. Emanuele Lauria, Repubblica, si prepara a Scerbakova. Sì, buonasera, buongiorno Presidente. Buongiorno. Le formulo anch'io i miei auguri di buone feste. E mi permetta di tornare a parlare della questione Covid, che purtroppo è tornata di attualità. Lei ci ha rassicurato sul fatto che i sequenziamenti, insomma, i primi sequenziamenti fatti dimostrerebbero che, insomma, questa variante cinese non è, diciamo, è comunque conosciuta e non sarebbe troppo pericolosa, almeno speriamo. E ha parlato degli strumenti da confermare, ha parlato di dei controlli, dei tamponi e delle mascherine, non ha parlato dei vaccini, non so se per dimenticanza. No, volevo solo capire se di fronte all'ondata cinese, all'incognita che questa ondata appunto rappresenta, diciamo, le invita o suggerisce gli italiani a vaccinarsi o a tornare a vaccinarsi, se ci sono le condizioni per lanciare un appello del genere da Palazzo Chigi. Grazie. Ma guardi, noi abbiamo fatto qualcosa di più, per la verità, perché lei avrà visto che c'è una campagna che il governo sta facendo che diciamo invita alla vaccinazione, soprattutto ovviamente gli anziani e le categorie fragili, che sono i soggetti più a rischio e che sono quelli sui quali, diciamo, mi sento di fare l'invito più deciso. Dopodiché, ovviamente, per tutti gli altri penso che l'invito principale che debba essere fatto sia di rivolgersi al medico e di chiedere a qualcuno che ne sa più di me, ma noi sicuramente stiamo invitando a procedere in questo senso. Vera Scerbakova, agenzia TASS, si prepara a Tortura della 7. Buongiorno. Salve, buongiorno. Auguri anche per l'anno passato, per i risultati raggiunti personale. Mi sembra che sia stato un anno molto, molto di successo anche per lei, comunque, che entrerà nella storia, la prima donna premier, insomma, in Italia, questo sarà ricordato. E le auguro tutto il successo nell'anno prossimo. E, volevo chiedere su, ovviamente, su piano internazionale. La posizione su Ucraina del suo governo è molto chiara, ben precisa, però io volevo chiedere, al di là delle condanne, come intende, se c'è l'intenzione, di costruire i rapporti con la Russia, con cui l'Italia ci aveva sempre un rapporto molto particolare, un legame storico, culturale, anche tra i popoli che, insomma, noi sentiamo anche ora. E, lei ha anche citato Mattei, non la prima volta, che tramite raccordi di gas erano rapporti ben precisi anche durante l'Unione Sovietica. E volevo chiedere quanto all'Italia sente, nei termini economici, turistici, culturali, umani, la mancanza della Russia. Grazie, grazie. Grazie a lei. Guardi, confermo che storicamente i rapporti anche culturali tra l'Italia e la Russia sono rapporti solidi, sono rapporti antichi, è la ragione per la quale, per esempio, ho difeso la scelta che è stata fatta dalla Scala di Milano di, diciamo, dedicare, ecco, la sua prima a un'opera russa, perché credo che le scelte che il governo russo sta facendo non debbano ricadere sul popolo russo. Non so quanti le condividano, non lo posso sapere, ma sicuramente, insomma, le scelte politiche non necessariamente ricadono sui cittadini che quei politici rappresentano. E quindi io voglio distinguere le due cose, e penso che sia importante distinguere le due cose. Ciò non toglie che quelle scelte sul piano politico ci sono.
e sono scelte di violazione del diritto internazionale, e sono scelte che se la comunità internazionale dovesse diciamo così accettare, purtroppo farebbero crollare l'intero castello della nostra costruzione giuridica internazionale. Cioè io temo che diciamo il principio che la Russia rischia di voler far passare con l'invasione dell'Ucraina sia un principio poco conveniente per tutti, cioè il principio che chi è militarmente più forte può invadere il suo vicino. Lei capisce che questo per noi è inaccettabile. E quindi sicuramente, diciamo, alle nostre imprese, ai nostri cittadini, agli italiani, può mancare, diciamo, il turismo russo, può mancare il turismo in Russia, ma ci sono cose che non si possono, diciamo, piegare ai nostri desideri. E quindi credo e spero che prima o poi il governo russo si renda conto dell'enorme errore che sta facendo e decida di fermare questa incomprensibile, inaccettabile guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Fin quando questo non accadrà, noi ovviamente difenderemo l'Ucraina, il diritto internazionale, la sovranità e la libertà di una nazione che, tra l'altro, credo che questo lo veda anche lei, no? Che lo vedano un po' tutti, sta dimostrando davvero quanto creda nel valore della sua libertà e quanto creda nell'amore per la sua patria. Questo è qualcosa del quale io ho sempre un enorme rispetto. Gaia Tortora alla 7, poi Ranucci dal Press. Buongiorno Presidente. Buongiorno. E auguri naturalmente. Torno sul tema della giustizia. Qualche giorno fa Berlusconi ha detto: bene la manovra, sono soddisfatto, adesso però voglio la riforma della giustizia. Questa mattina è accaduto un fatto, il governo ha dato parere favorevole ad un ordine del giorno del Terzo Polo che riguarda la prescrizione, sostanzialmente l'abolizione della spazza corrotti. Le chiedo, sarà la riforma della giustizia la prossima riforma su cui il governo metterà mano come priorità e torneremo alla vecchia prescrizione? Lei ha visto che appunto l'ordine, il Parlamento ha presentato un ordine del giorno per chiedere il ritorno alla prescrizione, diciamo come era prima della modifica del ministro Bonafede, sulla quale il governo ha dato un parere favorevole. Quindi l'indicazione la recepiamo, secondo me una indicazione di buonsenso, è un'indicazione di buonsenso quella di tornare a una prescrizione che rimane un fondamento dello Stato del diritto, altrimenti si rischia diciamo di un sistema nel quale si possono avere indagati o imputati a vita, secondo principi che tra l'altro, o scelte che tra l'altro sono abbastanza discrezionali. Credo che su questo ci sia anche, diciamo, un consenso abbastanza trasversale, e quindi sicuramente è uno degli elementi che ci stanno a cuore. Dopodiché sì, la riforma della giustizia per noi è una priorità. È una di quelle riforme, diciamo, per le quali serve un governo coraggioso e deciso. Il coraggio e la decisione non ci difettano. E quindi, ovviamente, è una materia delicata che va maneggiata con molta cura, però io credo che diciamo questo governo, mettendo insieme le anime della sua maggioranza, abbia complessivamente una visione molto equilibrata su questa materia. E quindi mi sento di dire che intanto abbiamo scelto un ottimo ministro della giustizia, e lo voglio ribadire e lo rivendico, che è ovviamente coadiuvato anche dai partiti della maggioranza, e che è anche egli molto deciso ad andare avanti. E quindi sì, nei prossimi mesi noi lavoreremo per mettere a punto la riforma della giustizia secondo capisaldi che ovviamente voi già conoscete, che sono in parte, insomma, quelli storici del centrodestra, penso al tema della separazione delle carriere, piuttosto che
e credo che questo possa aiutare l'Italia da vari punti di vista, che possa aiutarla nel rapporto tra il cittadino e, diciamo, lo Stato generalmente inteso, che possa aiutare gli investimenti, che possa aiutare il PNRR, cioè che possa aiutare ovviamente tutto quello che una giustizia un po' lenta soprattutto in questi anni ha limitato, quindi una giustizia che sicuramente ha bisogno di un tagliando. Aggiungo che una delle materie che mi stanno molto a cuore su questo tema è la vicenda dei giudici onorari, la battaglia che io ho seguito per diversi anni. Ci sono dei servitori dello Stato che fino ad oggi non hanno avuto diritti commisurati alle loro responsabilità, e credo che anche questa sia una materia che va affrontata nei prossimi mesi. Grazie. Romana Ranucci, Tal Press, poi Carioti Libero. Aspetti che il microfono non funziona. Presidente, lei spesso dall'opposizione ha criticato un eccessivo ricorso ai voti di fiducia e per quanto riguarda la legge di bilancio troppe strozzature al dibattito parlamentare. La manovra quest'anno è capitata in un periodo particolare dopo 2 mesi di governo, quindi però per il 2023 ci possiamo aspettare un cambio di rotta con un maggior coinvolgimento delle aule parlamentari sia sulla manovra che sugli altri provvedimenti. Guardi, ovviamente io, grazie, ovviamente io, diciamo, avendo fatto opposizione per quasi tutta la mia vita, si figuri se non ho rispetto delle opposizioni, capisco benissimo il punto di vista. E guardi, le dico di più, penso anche che quando non c'è un approccio troppo pregiudiziale da parte dell'opposizione, buone idee possono arrivare. Quindi il dibattito parlamentare è in realtà una cosa utilissima, che questo governo intende il più possibile favorire, anche tornando indietro da una serie, no, di, diciamo, continue forzature alla quale abbiamo assistito in questi anni, anche quando le maggioranze erano enormi e per paradosso i tempi parlamentari sono stati strozzati. Cioè, sicuramente io avrei voluto dare più tempo al Parlamento per questa legge di bilancio, fisicamente non sarebbe stato possibile, però guardi, davvero, senza fare polemica, per quelle che oggi sono le opposizioni, ricordo che il precedente governo l'ultimo anno ha depositato la legge di bilancio in Parlamento l'11 di novembre e il governo stava lì da febbraio. Noi l'abbiamo depositata il 29, non vado a memoria, di novembre, cioè 2 settimane dopo, ma il governo stava lì dal 22 di ottobre. Tra i due, diciamo, mi pare più strozzato il dibattito dell'anno precedente, e io l'ho denunciato perché oggettivamente c'erano i tempi per consentire invece al governo, al Parlamento, una valutazione più tranquilla, così come non ebbi paura a dire che non avrei votato il PNRR, cioè che Fratelli d'Italia sarebbe astenuta sul PNRR, non perché fossimo contrari, come pure è stato detto migliaia di volte, banalmente perché non l'avevamo letto, perché il documento era stato depositato in Parlamento un'ora prima dell'inizio della discussione, documento che impegnava 250 miliardi di euro e più 370 pagine, tabelle incluse, e nessuno dotato di responsabilità investe 250 miliardi senza sapere in cosa, sulla fiducia, no. Quindi io l'ho denunciato quando è stato necessario, lo abbiamo denunciato, e ovviamente faccio tesoro di quella mia esperienza, ma ripeto, perché io considero che il Parlamento possa fare le proposte utili, e guardi che per me quando arriva una proposta utile dall'opposizione non ho grandi ragioni di, diciamo così, rifiutarla per principio. Chi dell'opposizione mi ha chiesto un confronto sulla manovra, l'ho immediatamente ricevuto, perché a me è capitato di fare la stessa cosa quando ero all'opposizione come presidente del Consiglio di allora, e ritenevo che le mie proposte fossero sensate, qualcuna fu anche accolta. Quindi chiaramente nel dibattito tra maggioranza e opposizione, ferme restando, diciamo, la differenza tra i ruoli, sicuramente quando si fa un lavoro costruttivo è per il bene di tutti, e quindi ovviamente, fermo restando, diciamo, questa necessità che abbiamo avuto in questa occasione, il prossimo anno ci metteremo a lavorare con grande anticipo per consentire di depositare la legge di bilancio nei tempi previsti.
e Fausto Carioti, Libero, e poi Frullani, TG2. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei tornare a quella parte del programma elettorale del centrodestra nel quale si promette la elezione diretta del Presidente della Repubblica. Concetto sul quale, vado a memoria, lei tornò nel discorso in Parlamento, l'insediamento il 25 ottobre, dicendo che il suo modello preferito era il semipresidenzialismo francese. Io volevo capire quindi se questa è una priorità anche per il governo, quindi se il governo intende avere una iniziativa in questo e non è solamente una materia parlamentare. Cosa dobbiamo attenderci dal governo? Un disegno di legge su questo? Lei che tempi si è data? Crede che già prima dell'estate possiamo attenderci un testo scritto da parte vostra? E, è possibile quindi che il 2023 sia l'anno del presidenzialismo o quantomeno l'anno in cui la questione entra nel vivo? E poi volevo chiederle qual è lo strumento che lei ritiene migliore per questa riforma, cioè se crede che possa avere successo una bicamerale che tante volte ha fallito in passato oppure un percorso parlamentare di tipo ordinario, per quanto è ordinaria una riforma della Costituzione. Grazie. Grazie a lei. Le confermo che questa è una delle mie priorità, che mi do come obiettivo quello di riformare le istituzioni di questa nazione in questa legislatura. È un obiettivo al quale io tengo particolarmente. Credo che si possa solamente fare bene all'Italia con una riforma delle sue istituzioni che consenta di avere stabilità e di avere governi che siano frutto delle indicazioni popolari, chiari. Credo che sarebbero, diciamo, due principi capaci di restituire efficienza al nostro sistema. Ho già parlato prima di quanto incida negativamente l'instabilità, no, dei governi in Italia, quindi non ci torno. Io sono sempre partita dal semipresidenzialismo alla francese, in realtà non perché sia il mio modello preferito, ma perché è il modello sul quale storicamente c'era maggiore convergenza. Lei ricorderà anche la bicamerale presieduta da Massimo D'Alema, diversi esponenti del centrosinistra nel corso degli anni hanno guardato o dichiarato di guardare con simpatia questo modello, cioè il concetto è che io vorrei fare una riforma il più possibile condivisa, ovviamente trattandosi di materia che riguarda le regole del gioco. E quindi sono partita per, diciamo, gesto di disponibilità verso gli altri da una cosa sulla quale gli altri, alcuni degli altri, avevano detto di non avere una preclusione. Dopodiché, per quello che mi riguarda, diciamo, per il punto di caduta, i modelli sono, ce ne sono diversi. E le dico di più, si possono anche inventare, no? Nel senso, si possono fare tantissime cose, il punto è capire la volontà. E questo riguarda anche il tema dello strumento, no? Una bicamerale è utile se è uno strumento, diciamo, serio, di condivisione, con una volontà di condivisione per arrivare a un obiettivo, altrimenti diventa uno strumento dilatorio. Io questa riforma la voglio fare. Sono disposta a parlare di tutto, sono disposta a parlare di tutti, non ho pregiudizi, non ho preclusioni, ma la riforma la voglio fare. E quindi quanto e come si lavorerà dipenderà anche dall'atteggiamento degli altri. Quello che posso dirle io è che il ministro Casellati ha già avviato, diciamo così, le sue consultazioni, ha parlato con i partiti della maggioranza, entro gennaio parlerà con i partiti dell'opposizione, quelli che ovviamente saranno disponibili, speriamo che saranno disponibili tutti ovviamente, dopodiché sulla base di quelle interlocuzioni secondo me bisognerà decidere come procedere sia sul piano, diciamo così, dell'iter sia sul piano dell'iniziativa. Ci può essere, ovviamente non escludo affatto che vi sia un'iniziativa del governo da questo punto di vista, se invece ci fosse la disponibilità e fosse più diciamo coinvolgente, ecco, lavorare a livello parlamentare, non avrei preclusioni da questo punto di vista. Il tema però è che, diciamo, non sarò così sprovveduta da non capire eventuali atteggiamenti dilatori rispetto a questa materia, per cui massima disponibilità se si ha l'obiettivo di affrontare questo tema una volta per tutte, perché vorrei lasciare come eredità di questa esperienza
istituzioni più veloci, più capaci, più attente ai bisogni dei cittadini e più stabili. È un impegno che mi sono presa con i cittadini, è un impegno che intendo mantenere. Grazie. Fabrizio Frullani, TG2, dopo Billeci, Fanpage. Presidente, buongiorno. Dunque, tornando sulla manovra e sulla flat tax che avevamo toccato all'inizio della nostra conferenza, volevo sapere, lei cosa risponde a tutti quelli che dicono che ora con l'estensione della flat tax a 85.000 euro i lavoratori autonomi in pratica pagheranno meno tasse rispetto ai dipendenti, al grande popolo delle buste paga, insomma. Grazie. Grazie a lei. Rispondo che è una falsità. Che è una falsità che, voglio dire, approfondendo un pochino, non sarebbe difficile e non è difficile smontare. Tra l'altro ci sono, ringraziando Dio, studi più autorevoli di me che lo hanno messo nero su bianco. L'estensione della tassa piatta per le partite IVA con fatturato fino a 85.000 euro non discrimina i lavoratori dipendenti. È stato dimostrato come invece fino a 85.000 euro, quindi per le stesse fasce di reddito, il lavoratore autonomo anche con la flat tax paghi comunque di più o incassi di meno, diciamo così, di un lavoratore dipendente. Banalmente perché? E anche questa non è una cosa, diciamo, che non conosciamo. Perché, per esempio, il lavoratore dipendente paga da solo tutti i suoi contributi. Il lavoratore autonomo, chiedo scusa, paga da solo tutti i suoi contributi, mentre il lavoratore dipendente ha due terzi dei contributi a carico del lavoratore. Il lavoratore autonomo che rientra in questo regime, non può detrarre nulla, mentre ovviamente il lavoratore dipendente può farlo. Il lavoratore autonomo non accantona il TFR, che è appunto un accantonamento pari a una mensilità ogni anno, e ciò nonostante il lavoratore autonomo non ha alcuna delle tutele giuste, legittime, sulle quali vorremmo lavorare anche per gli autonomi che hanno i lavoratori dipendenti. Quindi è una situazione nella quale i lavoratori autonomi continuano a essere in realtà diciamo in una condizione di maggiore difficoltà. Quello che è stato dimostrato è che l'unico caso in cui il lavoratore autonomo paga meno tasse di un lavoratore dipendente è proprio sulla soglia degli 85.000, dove il lavoratore autonomo paga a spanne circa 700 euro in meno di tasse, ma per tutte le altre soglie il lavoratore autonomo paga più del lavoratore dipendente. Dopodiché, allora, quando anche c'è stato il confronto con i sindacati su questa materia e io ho dato questa risposta, mi è stato detto: ma allora voi volete diciamo far assumere la gente con partita IVA invece che con contratto di lavoro dipendente? Segnalo che è illegale nel nostro ordinamento, cioè tu non puoi assumere a partita IVA qualcuno per fare un lavoro dipendente, quindi noi stiamo normando due cose diverse e stiamo cercando di creare una situazione più possibile di parità, no? Perché io penso che i lavoratori siano lavoratori e debbano avere il più possibile le stesse opportunità, gli stessi diritti, indipendentemente dal tipo di contratto che hanno, dal tipo di lavoro che svolgono. Questo vale anche per tutto il tema del welfare, vale anche per tutto il tema degli ammortizzatori sociali, per la vicenda per esempio della malattia dei professionisti che abbiamo seguito in passato, e quindi non c'è alcuna discriminazione. Grazie. Billeci, Fanpage, poi Acquaviti, Asca News. Buongiorno Presidente, lei ha invitato spesso, come dire, a non guardare i retaggi del passato, no? Poi però i primi che ci costringono a farlo sono importanti esponenti del suo partito, penso ai post celebrativi della nascita dell'MSI che hanno fatto nei giorni scorsi il Presidente del Senato La Russa e la Sottosegretaria Rauti. Quei post sono stati criticati duramente tra l'altro dall'Unione delle Comunità Ebraiche, che hanno ricordato come l'MSI del 46 è erede più o meno diretto della Repubblica di Salò, e come peraltro quei post arrivassero alla vigilia dell'anniversario invece della nascita della Costituzione antifascista. Allora le chiedo una valutazione su quei post, se si potevano evitare, se invece lei li condivide, e già che ci sono le chiedo anche se intende partecipare alle celebrazioni per il 25 aprile. Grazie. Sulla prima la risposta è sì.
sulla seconda domanda dico la risposta è sì, e sulla parte, su quello che riguarda i post relativi al Movimento Sociale Italiano, guardi, è un dibattito che francamente mi ha molto colpito, perché io credo che il Movimento Sociale Italiano sia un partito che abbia avuto un ruolo nella storia repubblicana, che abbia avuto il ruolo molto importante di traghettare verso la democrazia milioni di italiani che erano usciti sconfitti dalla guerra. È stato un partito della destra repubblicana, è stato un partito che ha partecipato all'elezione dei presidenti della Repubblica, è stato un partito pienamente presente nelle dinamiche democratiche di questa nazione, è stato un partito che è arrivato al governo prima di del congresso che lo trasformò in Alleanza Nazionale, ma nel 94 era ancora Movimento Sociale Italiano. Cioè è stato un partito che uno può, diciamo, condividere o non condividere, ma è stato un partito della destra democratica, dell'Italia democratica e repubblicana. È stato un partito che, a mio avviso, ha avuto anche un ruolo molto importante nel, diciamo, combattere la violenza politica, il terrorismo. Lei ricorderà, penso, le dichiarazioni di Almirante che diceva doppia pena di morte per i terroristi di destra. Cioè erano partiti che avevano anche delle responsabilità, no, di accompagnare persone che altrimenti magari avrebbero fatto delle scelte diverse. Credo che il Movimento Sociale Italiano abbia avuto un ruolo molto importante nella storia di questa nazione. E francamente non capisco perché qualcosa che era perfettamente presentabile 10, 20, 30, 40, 50 anni fa, tanto da partecipare alle elezioni dei presidenti della Repubblica, debba diventare impresentabile oggi. Allora, sa che cosa non mi torna? Questo gioco a rilancio. Questo gioco a rilancio eterno, per cui non va mai bene, per cui si deve sempre fare di più, si deve sempre, cancellare di più. Il Movimento Sociale Italiano, per esempio, questo lo dico anche perché non ho condiviso alcune valutazioni che ho letto, è stato per esempio un movimento sempre chiarissimo sul tema dell'antisemitismo, della lotta all'antisemitismo, è stato chiaro su molte cose, ha fatto il suo percorso, è una comunità che ha fatto il suo percorso. Oggi alcuni esponenti del governo, delle massime cariche dello Stato vengono a quell'esperienza, ci sono arrivati con un voto democratico, vuol dire che la maggioranza degli italiani non considerava quella storia impresentabile, e penso che anche questo si debba rispettare. Barbara Acquaviti, Sky News, e poi Martelloni, Rai News 24. Buongiorno. A febbraio si vota in due importanti regioni, Lazio e Lombardia, insieme quasi 16 milioni di abitanti. E in particolare nel Lazio il candidato, espressione comunque del suo partito, che ha raggiunto circa il 30% alle ultime elezioni politiche. Queste di fatto sono le prime elezioni dalle politiche. Le volevo chiedere se secondo lei, vista anche la quantità di elettori chiamati al voto, si potrà parlare, a prescindere che si tratti di, per la maggioranza di centrodestra, di una sconfitta o di una vittoria, di elezioni locali, o se non vada invece considerato come un test, comunque un primo test sul suo governo. Grazie. Guardi, quando mi è stato chiesto in passato, che ero all'opposizione, se le elezioni erano un test per governo, io l'ho sempre risposto: le elezioni locali servono soprattutto, diciamo, a scegliere la persona migliore per governare quella città o quella regione, ma ovviamente sono anche sempre un test politico, e quindi questo valeva per gli altri, vale ovviamente anche per la sottoscritta. Vanno mediate le due cose, ovviamente, perché insomma sono regioni importanti, sicuramente molto influisce anche la dinamica locale, ma io do per scontato ovviamente che quello che emergerà dalle elezioni regionali debba essere qualcosa con cui anche il governo nazionale
fa i conti e anche ciascuno di noi debba fare i conti, insomma, perché la politica più o meno così funziona, insomma, e quindi quello che dicono i cittadini lo devi sempre guardare con attenzione. Dopodiché credo che il modo migliore, diciamo così, per fare campagna elettorale in questo senso sia fare bene il proprio lavoro, ecco, e continuare a dare risposte per far vedere che ce la stiamo mettendo tutte. Gabriele Martelloni, News 24, poi Favozzi, Manifesto. Buongiorno Presidente, sulla riforma del MES, l'Italia di fatto è l'unico paese che non ha ancora ratificato questa riforma, le chiedo se ci sarà un'iniziativa del governo e quale sarà l'input che darà al suo partito e alla sua maggioranza, grazie. Guardi, ho già più o meno insomma, risposto a questa domanda. Io credo che sulla vicenda del MES la questione della ratifica sia della ratifica della riforma sia, mi passi il termine, secondaria, le spiego perché. Cioè il tema è, atteso che diciamo l'Italia non accederà mai al MES finché io conto qualcosa, ok? Purtroppo temo che neanche gli altri accederanno. Cioè dopo la Grecia il MES non è stato attivato da nessuno. Che la riforma entri in porto o non entri in porto, temo che comunque quel fondo non verrà utilizzato. Perché? Perché le condizionalità sono condizionalità troppo stringenti e perché, come voi sapete bene, il MES è un creditore privilegiato. E quindi che cosa significa? Significa che in condizioni di difficoltà il prestito che tu ricevi dal MES lo devi consegnare, lo devi restituire prima del resto e questo produce problemi significativi di diciamo spendibilità del tuo, dei tuoi titoli di Stato. E vuol dire che ti si alzano i tassi di interesse, cioè vuol dire una serie di cose che non sono vantaggiose. Ora domanda. Noi siamo, ma lo dico io e lo dico per le altre nazioni che accedono, che diciamo aderiscono al MES, noi siamo nella posizione di tenere bloccati decine di miliardi di euro che nessuno utilizza in un momento nel quale tutti quanti abbiamo bisogno di risorse? Secondo me no. Poi si può decidere di farlo, per carità, e su questo sicuramente le rispondo alla domanda. Nel caso insomma comunque ne parleremo col Parlamento, ci confronteremo col Parlamento e si deciderà che cosa fare sul tema della ratifica della riforma che nulla ha a che fare con la possibilità di accedere al MES. Ma io vorrei provare a fare un'altra cosa però. Il direttore del MES ha detto di essere molto disponibile a confrontarsi con l'Italia, vorrei confrontarmi col direttore del MES. Vorrei capire se esistono i margini piuttosto che ratificare una riforma che in ogni caso, temo, manterrà quelle risorse bloccate per lavorare su qualcosa di diverso, per lavorare su qualcosa che possa essere vagamente utilizzabile dai paesi che ne fanno parte, quindi con condizionalità diverse e minori, senza diciamo, i vincoli che possono rischiare di mettere in difficoltà il nostro debito pubblico e magari anche con obiettivi un po' più centrati rispetto alle attuali priorità. Proverei a ragionare di una, diciamo, a dibattere di un obiettivo di questo tipo, prima di diciamo, accettare che vabbè, abbiamo fatto una riforma, allora l'Italia sta tenendo bloccata la riforma del MES, quindi deve ratificare, poi questi soldi bloccati o non bloccati rimangono lì. Che non mi sembra diciamo, una cosa intelligentissima. Ed è quello che proverò a fare nelle prossime ore. Favozzi, Andrea Favozzi, Manifesto. Albanese Chiara di Bloomberg c'è, si manifesti nel caso. È qui, accanto a me. Buondì Presidente, dopo salve. Tante domande di attualità provo a portarla su un tema un po' forse laterale, anche per non essere ripetitivo, ma anche perché confido che mi possa rispondermi con sincerità. Il suo ministro Valditara è molto attivo nel proporre un'idea di scuola molto tradizionalista, molto chiusa, gerarchica, quasi ottocentesca, è molto attivo, lo fa con lettere aperte alla scuola, interviste, una delle ultime, e ha detto che, leggo qui, è finita quell'idea antica, forse sessantottina, della scuola come luogo di militanza politica.
Ecco, io avevo la curiosità di chiederle, diciamo, visto che lei ha una storia di militanza politica spesso e volentieri rivendicata, cominciata proprio nelle organizzazioni giovanili e studentesche, ecco, se tra l'altro il suo partito ha più di un'organizzazione giovanile studentesca che è, diciamo, molto attivo, lei può immaginare dal mio punto di vista anche troppo attivo, ma comunque mi chiedo se lei possa condividere questa idea, diciamo, di scuola sterilizzata dalla politica e in buon bisogno anche, io credo, precostituzionale. Grazie. Grazie per la domanda. Forse io e lei non interpretiamo allo stesso modo le parole del Ministro, nel senso, se chiaramente l'intenzione del Ministro fosse quella che lei dichiara, io non sarei affatto d'accordo, io ci sono cresciuta. E guardi, le dico di più, mi è capitato spesso di sentirmi dire, così insomma ci teniamo un attimo nelle notazioni umane, mi è capitato spesso di sentirmi dire, ah ma insomma non ti spaventa, no? Non so, per esempio la prima volta che ho presieduto la Camera dei Deputati alla mia prima legislatura, insomma in un Parlamento che era ancora... che era al tempo di un livello straordinario e io 29 anni, insomma, dice ma non ti spaventa? E io ho sempre risposto, guardate, quando si esce vivi dalle assemblee studentesche si può fare qualsiasi cosa, quindi la considero la migliore palestra della mia vita, la politica studentesca, ma non credo che Valditara si riferisse a questo, cioè alla politica dell'associazionismo studentesco, credo piuttosto che Valditara si riferisse diciamo all'utilizzo della scuola come luogo di indottrinamento politico da parte, diciamo, non di chi la frequenta ma di chi ci lavora. Questo è stato, diciamo, un tema che delle volte è stato presente, oggi mi pare meno, non lo so perché non le frequento più, insomma io ne sono stata personalmente vittima quando ero ragazza proprio per il fatto che facevo politica, e questo io non penso che sia giusto, non penso che sia normale, penso che ovviamente ognuno debba avere le proprie idee, sia giusto e bisogna sempre difenderle, ma penso che, diciamo, per chi ha la responsabilità di insegnare si debba sempre fare attenzione all'utilizzo, ecco, che si dovesse fare di quell'insegnamento. Delle volte è accaduto e credo che questo sia qualcosa che va stigmatizzato proprio per favorire quella libertà che invece poi diventa il tema della palestra dell'associazionismo studentesco. Però devi poter fare associazionismo studentesco senza per questo rischiare che qualcuno, diciamo, non ti prenda in simpatia. Perché delle volte è accaduto. E questo, indipendentemente da quale parte dovesse accadere, non è giusto, non è bello e non è educativo nel sistema democratico e costituzionale. Chiaro. La conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni prosegue sulla RAI, su Rai News 24, sul canale 48 del digitale terrestre. Tanti i temi affrontati sinora, anzitutto la rivendicazione della legge di bilancio appena approvata al Senato. Scelte politiche, ha detto Giorgia Meloni, comincia da qui un nuovo rapporto con i contribuenti senza favorire l'evasione. Ha lanciato nei prossimi mesi la prospettiva di un taglio delle tasse, del cuneo fiscale. Nella maggioranza, ha detto, c'è una dialettica normale, mi fido dei miei alleati. E poi...